Gli attacchi alla libertà di stampa allontanano la Turchia dall'Europa. La reazione di Bruxelles, come quella degli Stati Uniti, all'ondata di arresti di giornalisti in Turchia e di condanna senza appello, sono in tutto 24 le persone fermate presso la redazione del quotidiano Zaman e della televisione Semaniolu, entrambe vicine all'imam Fethullah Gülen, immigrato negli Stati Uniti, nemico giurato del presidente Recep Tayyip Erdogan. Si trattava dei soli mezzi di comunicazione antigovernativi, spiega il giornalista Mustafa Yesil. Rappresentavano l'opinione di diversi milioni di persone. Questo regime autocratico, col potere in mano ad una sola persona, cerca di impedirlo, ma la gente non ha intenzione di permetterlo, dice. Il blitz della polizia, in prima battuta respinto dalla folla dei manifestanti, ha riguardato una decina di città. Oltre ad Istanbul, ha arrestato anche Ekrem Dumanli, direttore del quotidiano Zaman. Il premier Davutoglu ha difeso a spada tratta la tesi del complotto contro lo Stato su cui si basano le accuse. Coloro che si sono introdotti nelle istituzioni, che hanno spiato i vertici più riservati del primo ministro, del presidente, coloro che hanno cospirato contro l'Agenzia di Sicurezza Nazionale, non possono pensare che queste azioni restino impunite, ha detto. La campagna d'arresti era stata in qualche modo preannunciata dal presidente Erdogan venerdì in un duro discorso contro coloro che tramano alle spalle del governo. Resta per ora il mistero sul messaggio via Twitter che già la scorsa settimana aveva anticipato un'ondata di arresti.